Lettore del Messaggero Veneto, che dire? Falcao, Falcon, Bessao o Bessaon? Insomma, è lui il primo tassello che Gino Pozzo ha messo per la nuova difesa dell'Udinese che sarà affidata a Igor Tudor, il brasiliano Bessao. Preso dal CSKA Mosca, pagato si dice circa 7 milioni. Tanti, ma si tratta di un giocatore giovane, 23 anni, di un giocatore che ha fatto già vedere delle buone qualità in Champions League, con la maglia del CSKA, forse qualcuno se lo ricorda nella doppia sfida con Real Madrid, vinta tutte e due le sfide nei gironi preliminari di Champions. Magari qualcun altro se lo ricorderà anche perdere due volte con la Roma di Edin Dzeko. Dzeko verrà sfidato di nuovo quindi da Bessò o Bessà, come volete chiamarlo. Le cifre. È costato pochissimo, si dice, per quanto riguarda il prestito, questo brasiliano che è andato dal Bahia al CSKA Mosca. 50.000 euro più un riscatto di 1 milione. Adesso i Moscoviti l'hanno messo di nuovo sul mercato. Pozzo è stato rapidissimo, ha voluto battere la concorrenza di un paio di club europei e strapparlo strapparlo a questi club e metterlo nella difesa dell'Udinese. Vicino a chi? Vicino probabilmente a Ekong e a un mancino che potrebbe essere Luiting o Samir se non verrà ceduto, perché il brasiliano del CSKA gioca prevalentemente sulla destra, sul centro-destra, quindi è stato comprato per una difesa a tre. Primo passo di Tudor.